E ben ritrovati, gentili telespettatori, a una nuova edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. Subito andiamo a parlare di cronaca nel servizio di apertura. Il Friuli, per le percorrenze lunghe fra gli 81 e i 90 km, ha le tariffe più salate d'Italia per i biglietti di corsa semplice, ma con un tasso di puntualità entro 5 minuti del 94,4%, anche i treni più puntuali d'Italia, dopo quelli delle Marche che raggiungono il 94,5%, ma davanti al Veneto e alle province autonome di Trento e Bolzano che si fermano al 92%. E appure i convogli con i clienti più soddisfatti del paese, a giudicare dai risultati dell'analisi di soddisfazione dell'utenza che a settembre scorso ha sentenziato che 94 viaggiatori friulani su 100 sono soddisfatti della loro esperienza sui binari, un 94,5, 7,1 punti sopra la media nazionale, che mette il Friuli Venezia Giulia ai vertici della classifica italiana, seguito da Piemonte 93% e Veneto a 92,6. Il quadro emerge dal gran lavoro fatto dal Comitato Pendolari Alto Friuli, che già nel febbraio 2008 aveva partorito un report analogo confrontando i costi di tutta Italia. A 2 anni di distanza i viaggiatori hanno elaborato di nuovo un dossier sulle tariffe ferroviarie, ma stavolta hanno allargato, per così dire, la cornice, esaminando anche altri numeri chiave come quelli dei passeggeri trasportati, dei chilometri treno offerti e dei corrispettivi per i contratti delle singole regioni. Il risultato non cambia. Anche nel 2018 il Friuli Venezia Giulia era una delle regioni più care nella fascia alta, mentre era in linea con la media nazionale per i tragitti più brevi. Ma cambia moltissimo la fotografia che ne esce, perché dimostra, per esempio, che se è vero che negli ultimi 10 anni le tariffe in regione sono cresciute, è altrettanto vero che nel frattempo sono aumentati anche i passeggeri e i chilometri treno prodotti, dai 3 milioni del 2009 ai 3,4 del 2018, fino ad arrivare ai 3,6 di quest'anno, il che vuol dire più corse e servizi potenziati. L'ultimo rincaro delle tariffe in Friuli Venezia Giulia, del 2,6%, ha portato il totale degli aumenti dal 2010 ad oggi ad un più 28,1%. Un dato che rileva il Comitato vede la nostra regione a metà classifica, ben lontano da Liguria, Campania e Piemonte, tutte con incrementi al di sopra del 47%. Come emerge dall'analisi del Comitato, il Friuli Venezia Giulia risulta la regione più cara d'Italia per la tariffa dei biglietti di corsa semplice sulla fascia 81-90 km. Un ticket Udine-Trieste, per dire, costa 9,25 € contro i 7,30 della Milano-Brescia, i 7,60 della Verona-Padova e i 7,35 della Bologna-Cesena. Per non parlare del Sud, dove si arriva a 6,50 € in Puglia, 6,70 € in Abruzzo. In compenso, sulle fasce fra 21-30 km e 31-40, viaggiare in regione risulta più conveniente che in Veneto, Piemonte, Liguria e Toscana, dove le tariffe sono più alte nell'ordine del 1,4 al 15%. Subito gli altri servizi. Giuseppe Marius della Filologica Friulana quest'anno compie i 100 anni. Sì, è un passaggio molto importante che segna un secolo di vita della principale associazione dei friulani, che proprio nel 1919 segnò la unificazione dei friulani che prima erano nel Regno d'Italia o nell'impero austro-ungarico. Quindi tutti assieme cominciarono a difendere gli interessi culturali e linguistici del Friuli. Importante è anche notare che la filologica si è sempre tenuta fuori da scontri strettamente partitici, ha curato molto l'aspetto culturale e linguistico, ripeto perché è importante, e altra cosa importante, ha sempre mantenuto un'attenzione verso tutte le varianti del friulano, quindi sviluppando anche le varie forme, soprattutto in campo letterario e poetico, quindi dei vari friulani, delle varie varianti appunto del friulano. Giuseppe, a che punto siamo con i corsi, visto che oggi ci troviamo qui in comune a San Vito Altelemento, dove è partito il 29esimo? Sì, quella dei corsi è una delle attività importanti, proprio perché si sviluppa nel territorio. Ce ne sono decine che vanno dal Goriziano al Friuli Centrale, alla Bassa, alla Carnia e al Pordenonese. Diciamo che San Vito
è uno dei corsi più seguiti e da molti anni, e qui si festeggia addirittura i 29 anni di vita di questo corso. Si avvicina l'ora dell'installazione in città delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche. È stata infatti individuata la società che avrà il compito di installare e gestire le colonnine. Si tratta della B-Charge SRL di Milano, l'unica fra quelle invitate ad avere presentato un'offerta che è stata giudicata congrua. Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il concessionario dovrà inviare al comune il suo progetto. L'installazione dovrà essere effettuata entro ulteriori 180 giorni. L'installazione sarà a costo zero per il comune, dal momento che si tratta di una concessione remunerata esclusivamente attraverso il diritto del concessionario di gestire il servizio. Concessionario che si assume dunque anche tutti i rischi operativi. La procedura ha previsto un totale di 15 colonnine. Assieme agli spazi per la strumentazione, il comune concederà anche due stalli per ciascuno, necessari per consentire la sosta delle auto durante la ricarica. Tutto il resto spetterà al concessionario, dalla fornitura delle colonnine e dei relativi contatori alla realizzazione delle opere edili e impiantistiche e della segnaletica orizzontale e verticale, oltre naturalmente alla gestione. Gli impianti dovranno essere in funzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. A seconda dei siti, alcune colonnine saranno di potenza standard, altre di potenza elevata. In particolare, dovranno avere una potenza elevata quelle che saranno collocate in siti che si prevede ad alta frequentazione, per consentire una ricarica più veloce. Che cosa ci puoi dire di questo libro che tu hai fatto adesso recentemente, questi racconti che tu hai portato un po' un attimino in questo libro che oggi qui alla Bassanese stai firmando? Questo libro è nato da un'amicizia con uno scrittore molto bravo, molto dotato di talento, che è Matteo Righetto. Una sera davanti a un bicchiere, perché le grandi scelte e anche le sciagurate scelte avvengono sempre davanti a un bicchiere, e quindi abbiamo ricordato i sillabari di Goffredo Parise e ci è venuto in mente: perché non facciamo un sillabario di montagna? E questa è stata l'idea. Ognuno ha scelto le proprie parole, la lettera A, B, C, D, ma a me interessava questa esperienza perché volevo vedere quello che avrebbe scritto un uomo che la montagna la conosce, ma che non è nato, non c'è vissuto, non ha provato la fame, la miseria, il freddo. È un uomo come me che purtroppo è nato lì, in un paese che si chiama Ripido, Erto. E mi interessava questa esperienza, è la seconda. E mi ha sollecitato a provare questa cosa anche Francesco Guccini, che scrive dei libri assieme a Loriano Machiavelli. Io non sono tanto d'accordo, perché sono allievo di un uomo che si chiamava Celio, del quale sto scrivendo la biografia, che mi diceva: guarda che c'è solo una roba, Mauro, da fare in due, il resto sempre da soli. Per cui, non so se avete intuito che ero... Per cui una volta ho fatto un libretto con Luigi Maieron e questo qui con... questo sillabario, che ognuno ha interpretato le parole, le lettere a modo suo, insomma non è una cosa di grande letteratura, di alta letteratura. L'alta letteratura la fa Bruno Vespa, non Corona e compagnia bella. Quindi mi raccomando, ricordatevi di Matteo Righetto come autore, La pelle dell'orso, del quale è stato tratto anche un film, e poi la trilogia della patria, la trilogia della frontiera, che parla proprio di una famiglia dei De Boer che erano qui dell'altipiano. Cioè, vi prego, lasciate stare Corona, che dopo l'ultimo gossip neanche abbastanza, ma leggete Matteo Righetto, dimenticate per un attimo Fabio Volo e Bruno Vespa e leggete Matteo Righetto, vi prego. Ha fatto molto rumore in questi giorni la notizia che i comuni potranno pignorare i conti correnti degli utenti morosi in ritardo con i pagamenti delle tasse.
Siamo all'Unione Sovietica Fiscale, ha tuonato Salvini e con lui tutto il centrodestra. La norma, inserita nella manovra finanziaria, estenderebbe ai sindaci i poteri di riscossione fiscale in vigore per le imposte nazionali. Una norma che non ha mancato di creare qualche imbarazzo anche tra i partiti di governo che si sono affrettati a stemperare i toni e a gettare acqua sul fuoco. La nostra Costituzione, come si sa, impegna i cittadini italiani a concorrere in misura proporzionata al proprio reddito alla spesa pubblica, ma l'obbligo fiscale nel nostro paese è divenuto un optional, se è vero come è vero che l'evasione fiscale tocca vertici altissimi, qualcosa come 110-120 miliardi di euro all'anno, numeri da capogiro che basterebbero da soli a mettere in ordine i conti pubblici, a ridurre il debito e a farci vivere un po' meglio tutti, specialmente chi non se la passa bene. Il problema è il sintomo di un cortocircuito tra i cittadini e lo Stato, visto come una sanguisuga che pretende senza dare nulla in cambio. Il nocciolo del problema è proprio questo. Le tasse servono per far funzionare i servizi, scuole, ospedali, tribunali, trasporti e via dicendo, ma il livello e la qualità dei servizi erogati dallo Stato non sono all'altezza della tassazione richiesta. L'impressione molto diffusa tra la gente è che i soldi finiscano nei mille rivoli di una burocrazia inefficiente, incapace di soddisfare le aspettative e i bisogni dei cittadini, magari trattati male allo sportello di un ufficio da impiegati svogliati e sommersi dalle scartoffie o costretti a penare lunghe file d'attesa per una visita o al pronto soccorso. È giusto perseguire gli evasori ed è giusto mettere in campo tutte le azioni possibili per ridurre questo malcostume, però sarebbe altrettanto importante che la pretesa di una giusta fiscalità sia accompagnato da un impegno visibile e concreto a rendere i servizi pubblici più efficienti e adeguati alle esigenze di una società complessa. Dare ed avere in giusta misura è questa la vera strada per combattere l'evasione. Sembra facile a dirsi, ma l'esperienza ci racconta che siamo ancora molto lontani dal realizzarla. Ci fermiamo con questa edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia, non prima di avervi ricordato che potete seguirci sulla pagina Facebook di Media24. Grazie a voi tutti per essere stati con noi e buon proseguimento con i programmi della rete.